Radia, parole in libertà. Sì, adesso siamo nel terzo appuntamento con Gaetano Patuzzo, uno dei responsabili dello spazio libero di promozione sociale Cervantes. Parleremo del compleanno di Cervantes che compie un anno. Lo salutiamo, buonasera Gaetano, a te chiediamo di parlarci appunto del primo anno di vita del Cervantes. Allora, un anno di Cervantes, il 9 aprile del 2009... I ragazzi che compongono insomma il gruppo Cervantes occupavano la scuola 20 settembre in via Santa Sofia 42. La scuola 20 settembre è una scuola abbandonata da 7 anni dopo il terremoto di Santa Venerina. Un esempio di degrado in mezzo alla città, in un quartiere come Cibali che era assolutamente privo di spazi di aggregazione. Il 9 aprile nasceva Cervantes. Un anno dopo Cervantes è uno dei cuori pulsanti, se non il cuore pulsante del quartiere Cibali, con la sua palestra popolare dove è possibile fare 5 giorni a settimana box, lotta libera, attrezzi, con la sua biblioteca che riesce, con più di 500 libri, riesce diciamo a dare la possibilità a tantissimi giovani e anche meno giovani di leggere libri di qualsiasi tipo, dai romanzi ai saggi alle poesie. Un anno pieno di conferenze per Cervantes, con presentazioni di libri come quello su fiume di Stelle Danzanti con Gabriele Marconi, come il bellissimo libro su Gabriele Sandri che abbiamo presentato a febbraio con tantissima gente che ci è venuta a trovare. Un anno pieno di musica, abbiamo dato spazio a tantissimi gruppi, noti e meno noti, catanesi e non catanesi, organizzando delle bellissime feste, riuscendo a dimostrare una cosa, che il volontariato sociale, anche quando parte dal basso, riesce a ottenere dei grandi risultati. Gaetano, sappiamo che per l'anniversario del Cervantes avete in programma varie attività, per esempio una festa e la presentazione di un libro. Il compleanno è una cosa molto importante, si festeggia, si deve festeggiare quindi come è giusto che sia, con tutti i crismi. Sabato 10 aprile lo festeggeremo con una bellissima manifestazione che vedrà ospite nel pomeriggio vedrà Angelo Buttafuoco, presidente dello Stabile, è sicuramente uno dei siciliani più in vista e più importanti in questo momento. Ci darà la sua opinione su quello che è in questo momento Catania, su come dal suo punto di vista appunto il Cervantes è riuscito in qualche modo anche a cambiare, migliorare, a contribuire a far cambiare un po' il volto grigio di questa città. La sera ci sarà poi ovviamente invece una serata, sarà la parte più divertente, con un concerto che vedrà suonare gruppi da tutta Italia. Da Verona ci saranno i Gesta Bellica, da Bari Testudo, da Roma e gli Aurora. Un modo per creare comunità, per creare socialità, per creare confronto e dibattito in una città che sicuramente ne ha bisogno. Oltre alla festa di sabato abbiamo prodotto, grazie all'aiuto di tutti i ragazzi del gruppo Cervantes e l'impegno di molti amici, abbiamo realizzato anche un libro che racconta un po' chi è Cervantes, cosa vuole Cervantes, quali sono i suoi sogni, quali sono i suoi progetti, quali sono insomma tutte le sue visioni di una città, le visioni di una città, della città che sogniamo. Un libro per raccontarci e per che sia da stimolo, insomma, che riesca ancora una volta a creare sempre più dibattito all'interno, sia all'interno del nostro gruppo che all'esterno, per cercare appunto di trasmettere la nostra visione del mondo. L'abbiamo fatto in un modo sicuramente un prodotto, cercando di realizzare un prodotto più artistico possibile, poesie, racconti di scrittura creativa, disegni futuristi e tanto altro, perché siamo convinti che la battaglia appunto sia soprattutto culturale, è la testimonianza appunto della nostra cultura, cioè la cultura delle idee che diventano azioni.
Grazie a Gaetano Fatuzzo, responsabile dello spazio libero Cervantes.